Ciao uomini dall'altissimo tasso di testosterone, come state messi? Se state ascoltando questo podcast è perché forse serve un aiutino? Nessuna vergogna, a chi non serve un aiutino ogni tanto? Io sono Claudio Spotle e questa è la guida galattica per figaioli incalliti. Uso il condizionale, il presente fa male per dirti che io vorrei fare l'amore. La guida galattica per figaioli incalliti è su Media Radio Castellana, MRC. Undicesima puntata. Restate bambini. Come avevamo già visto nelle puntate precedenti, bisogna cominciare a fare un pochino di chiarezza dentro di noi, però senza perdere quel lato infantile. Ma dobbiamo comunque cominciare a cambiare un po' i nostri atteggiamenti. C'è bisogno di un po' di pelo sullo stomaco e questa volta ci tocca. Se siete dei timidoni, introversi, timorosi, schivi, sarà molto difficile riuscire nella nostra impresa. Ma Claudio, mi sudano le orecchie quando mi avvicino a una ragazza! Mio piccolo termostato, è normale, molto normale. Ci facciamo schifo e crediamo di farlo anche a lei. Pensiamo di non esserne all'altezza. Se venisse da voi una ragazza di cui non vi frega assolutamente niente, non avreste la stessa mordente emozione, giusto? Mi capita la Canalis, non la devo baciare. Allora ci sono quattro sceneggiatori, questi questo film. Non potevano scrivere una scenetta dove gli davo due colpetti di lingua. Quindi sta tutto lì. Essere all'altezza delle aspettative, ma mi raccomando, delle vostre, non delle sue. Dovete trovare il modo di autostimarvi. Fate cose che vi facciano sentire migliori, piccole azioni che vi rendano fieri di voi, buone azioni. Non lo so, ad esempio, siate gentili, occupatevi dei più fragili, questo piace alle ragazze. Perché se tu ti occupi di un debole e lei ti deride, è una stronza. E puoi lasciarla proprio lì dov'è. Vi rovinerete la vita per una bella scopata. Scegliete una brava ragazza, una di sani principi, buona, con un'energia positiva. Ma Claudio, già se ne trovo una e tanto, e che vuoi di più? Voglio che tu, mio caro, il mio sprovveduto, non finisca male. Per una scopata non vale la pena soffrire. Io vi sto solo proteggendo. Quelle donne vanno lasciate agli stolti che corrono dietro ai culi e alle tette. Come certe donne corrono dietro alla vostra bella moto, al tatuaggio che vi fa figo. Lascio Hitler qua, sta buono, dai. Ma veramente? Sì. Fammi vedere. Ma che sei scemo? Tutte apparenze, tutti ninnoli che nascondono chi sei davvero, che celano i valori importanti. Le persone non si comprano con le apparenze, faresti il tuo male. Per conquistare una donna servono doti che stanno dentro di te. Cerca nel profondo e poi tira fuori la tua parte migliore. Diventare uomo significa questo. Costruire un mondo migliore significa diventare noi migliori per primi. Rendere te stesso una persona migliore ti fortifica. Ti fa sentire soddisfatto di te. Renditi responsabile per qualcosa, di qualcuno. Appassionati e dedicati a un'attività che ti restituisca soddisfazione. Alza quella testa, guarda negli occhi le persone. Sii gentile, ma fatti rispettare. Sorridi. Rinnovi i vestiti, tagliati i capelli, in segno di cambiamento. Anche solo una spuntatina va bene. Non vi voglio diversi da come siete, solo più centrati, più forti. Quanto sei alto, soldato? Signore, 1,73, signore! 1,73, prima non facevano pile di merda così alte! Sviluppate attraverso lo sport, l'arte, la musica, il volontariato, la volontà di operare un cambiamento. È più facile che ci si innamori di un sano che di un malato. Se state bene con voi, emanerete, e sono serio, un'aura energetica che attrae e non respinge. Se comincerete a mettere in pratica questo cambiamento, avverrà un fatto straordinario che voi non avreste mai immaginato. Le persone cominceranno a percepirvi diversamente, non sarete più negativi, ma diventerete positivi. La vostra energia assumerà segno positivo ed attirerete altri segni positivi, non convincenze che ti dicono il contrario. Quindi sarà facile attrarre donne che sentono la vostra positività. Di questi suoi poteri si è accorto quando lavorava come muratore, vedendo che gli arnesi gli rimanevano attaccati addosso. La negatività è un circolo vizioso, un cane che si rincorre mordendosi la pelosa coda. Vi spiego in breve cosa accade.
Facciamo un esempio, ma possono essercene a milioni e svariatamente differenti. Eriberto fa cose che non lo soddisfano, non si piace. Ha alle spalle una famiglia con problemi relazionali, non si sente amato. Sa cosa è l'amore, ma non riesce ad averne. Si rifugia così in quei sentimenti, in quelle azioni che meglio conosce e che la famiglia gli ha sempre trasmesso. A sua volta li emana alle persone che gli stanno vicino, allontanando le positive e attraendo quelle negative. Con questi nuovi amici si fa forte nel sapere di essere apprezzato per quello che è. Pensa così di star bene, costruendosi un futuro fatto di mediocrità. Un'illusione di benessere che in realtà è solo il pallido riflesso di un amore sperato e mai ottenuto. Le persone non sono cattive, sono solo ignoranti. Cioè ignorano, non sanno che esiste un modo di vivere migliore di quello che stanno praticando. Se Riberto decidesse di passare dal lato oscuro al lato della forza, tratta da Star Wars... Sì, sì, il vigore di un Jedi scaturisce dalla forza, ma attento al lato oscuro. Rabbia, paura, violenza, sono loro il lato oscuro. Capirebbe allora che c'è un modo migliore di vivere. Si circonderebbe di persone positive e trasmetterebbe questa positività agli altri. Ma come si fa ad essere positivi? Devo prendere lights? Nulla di così venale. C'è una regolina semplice da mettere in pratica. Sturatevi bene le orecchie. Non dovete far altro, prima di compiere un'azione, che chiedervi: quali possono essere le conseguenze di questa azione? Se la facessero contro di me, sarei felice? All'inizio è dura cambiare atteggiamenti. È come il primo giorno di lavoro, non sai dove sono le cose e ti senti terribilmente impacciato. Ma poi, piano piano, il lato oscuro senti che ha meno presa su di te. E la domanda che ti porrai sarà: come posso far del bene agli altri, così lo stesso vorrei facessero a me? L'atto propositivo del dare, senza nulla aspettarsi in cambio, ma solo la possibilità di donare del bene, apre la nuova via di quel cambiamento che finalmente ci vedrà nel mondo come persone migliori. Siamo diventati positivi. Le persone attorno a noi allora ci percepiscono come fari, come porti sicuri su cui attraccare. Quando questa consapevolezza, questa forza è in noi, è possibile attrarre anche donne che non ci interessano. Assurdo, vero? Ora siete piacevoli, ma non ancora per la persona che sperate. Sfruttiamo però la situazione a nostro vantaggio. Abbiamo possibilità di fare esperienza e conversazione. Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente? No, di norma vuole farsi anche quella. Imparate ad ascoltare questa ragazza, cosa vi chiede, come si interessa a voi. È una donna simile alle altre. Ricordatevi di non illuderla, voi non vorreste succedesse il contrario. Non fate promesse, non sbilanciatevi troppo, restate sul generico e cercate di capire quando fate colpo. Di solito a tutti noi piace se qualcuno è interessato a ciò che facciamo, a quello che ci stimola, al nostro mondo. Ci fa sentire importanti. Quindi fate domande che vorreste facessero a voi. Siate interessati, attenti alle risposte. Se vi dice che ama pattinare, chiedetegli se lo fa sul ghiaccio, se fa parte di una squadra, se lo vorrebbe fare di professione. Indagate quali sono i suoi sogni e i suoi desideri. Ascoltate molto e parlate poco di voi, se non interrogati. Non date notizie false. Non ingigantite le vostre imprese. Non fate vedere, insomma, quanto ce l'avete lungo. Attenetevi ad una grande regola. Restate umili. Alla prossima puntata! Avete appena ascoltato Guida Galattica per figaioli incalliti. Io sono Claudio Spotle e se cercherete in rete troverete anche il libro completo. Alla prossima puntata! Mi dai.